qui Radio Forcella on the road. Buonasera a tutti da vostro Gianfranco. Oggi lunedì 26 luglio 2021, sono le 19:48 e mi trovo a fare la passeggiata come sempre. Mi trovo a via Vespucci e quello che vedete è l'ospedale Loreto Mare. Ecco due fuffidioti, evitiamoli, portano i fuffi di questi due autori e quindi glielo dico pure in faccia, chi se ne frega. E va bene, questa sera voglio parlare del fenomeno gatekeepers. Voi vi starete chiedendo che cosa sono i gatekeepers, e ve lo spiego subito. Innanzitutto, questo video lo pubblicherò anche su YouTube e quindi gli amici che vedranno questo video su YouTube, posterò in descrizione la diretta di Radio Forcella trasmessa ieri sera sul mio profilo Facebook, così potete vedere pure la diretta di Radio Forcella per gli amici che sono iscritti al canale YouTube. Ciao Loredana, buona serata e buonasera a tutti che mi guarderanno la diretta. Ok, cominciamo. I gatekeepers consiste un personaggio che si può spacciare per un finto salvatore, quello che vi promette di salvare il paese. E naturalmente ce ne sono tanti di gatekeepers, sia sulla rete, su Facebook, anche su YouTube naturalmente. E praticamente questi gatekeepers vengono pagati dal sistema per cercare di distrarre il popolo pensante, il popolo rivoluzionario, e soprattutto facendoli mettere l'uno contro l'altro. Eh sì, io ho conosciuto questi tre gatekeepers, solo uno l'ho conosciuto da vicino, quindi lo sapete già chi è e non faccio nomi, ci dovete arrivare da soli. E niente, ho avuto questa illuminazione di questa cosa, che i gatekeepers, sapendo che il sistema teme un'eventuale rivolta da parte della popolazione contro Draghi, hanno lo stesso Draghi oppure l'elite, che cosa hanno fatto? Hanno cercato di pagare alcuni gatekeepers per tenerli naturalmente impegnati a bada, per fare in modo sì che il popolo rivoltoso aspetta quello che dice il gatekeepers, oppure dipende da quale tipo di gatekeepers. Per esempio ci sono, vi menziono tre, poi ci sono altre categorie. La prima categoria è quella che possiede i circoli. Naturalmente i circoli servono per raggruppare alcuni membri pure, e tenendoli impegnati nelle chat, in modo che loro si sfogano nelle chat, si scambiano informazioni e soprattutto prima si promette di organizzare qualcosa e poi non si fa assolutamente nulla. E poi naturalmente cominciano i cosiddetti battibecchi, un po' di manfrine, di sparlamenti, di zizzanie, di bambinate e tante altre cose, in modo che il gatekeepers rimane incollato, guarda il programma che lui trasmette,
e sponsorizza libri. Esatto, quindi questo è uno dei primi gatekeepers. Dice tutte le notizie che succede la situazione veramente, e però giustamente lui vuole essere pagato perché vuole essere... Oh, i topolini, che belli i topolini. Oh, siamo tre piccoli topolini, siamo tre fratellini e nessuno ci separa. La tra la 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 la, avete visto? I fratelli topolini stanno pure qui a via Marina. Ok, lasciamo i tre topolini, i tre fratellini, e nessuno ci dividerà, tra la 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 la, e andiamo avanti. Dicevo, questo primo gatekeepers usa questo sistema, naturalmente non da solo, deve sempre avere appoggio da altre due persone dall'Italia, per infinocchiare la gente. E così ci facciamo, alla fine non si fa un Chrysler Voyager. E nel frattempo il capo si guadagna i soldi, per esempio, dicendomi: mi raccomando, mandare i soldi a Postpay, così comprate il mio libro, sapete tutte le mie storie, tutte le informazioni, che poi naturalmente... Se noi vogliamo, le informazioni le possiamo trovare da un'altra parte, quindi basta trovare le fonti buone. E così si nascono questi circoli. Questi circoli... Sentite bene questa parola, questi circoli, e non aggiungo altro. Ecco la campana, il campanile della chiesa del Carmine. Allora, io ti porto le informazioni, ma tu mi paghi non solo, ti do le informazioni, ma acquisti anche i miei libri, e così sai tutto della storia della massoneria, dei politici intrecci con la mafia e compagnia bella. Così c'è scritto sul libro di questo scrittore, ed è uno. Andiamo avanti, passiamo al secondo gatekeepers che da poco ha fondato un comitato che raggruppa tutti gli iscritti, e soprattutto prometto una cosa, che questo comitato possiede un avvocato. L'avvocato ha scoperto le trame, gli imbrogli che ha fatto questo governo, e si muove subito con le denunce. Ma nel frattempo che cosa succede? Mi fate aspettare ancora molto tempo pure a voi. E quindi ecco Mario Merola a quattro ruote, naturalmente vuotissimo come sempre. A domani mi devo mantenermi perché questa diretta la voglio pubblicare anche su YouTube, quindi evito di dire parolacce e andiamo ancora avanti. Dicevo, questo secondo gatekeepers, facendo lo strillatore, lo urlatore, finalmente abbiamo le prove che questo governo ha mentito a tutto il popolo. Abbiamo un pool di avvocati pronto per denunciarli. Se noi abbiamo la magistratura corrotta, controllata dalla mafia, come fai a denunciare il governo? E poi sappiamo benissimo che se tu denunci un governo, un criminale, o un mafioso, o un pedofilo, o un massone per crimini, che cosa succede? Succede che la magistratura vanno a sabotare le denunce tramite modello 45, e questo lo sappiamo molto bene. E allora che cosa succede? Che purtroppo loro lo sanno,
lo sanno che le denunce vengono sabotate, però vi fanno tenere quella cosa, come si dice, quella cosa ferma, per fare in modo che non denunci, che voi non andate da nessuna parte, ci penso io, faccio cadere io il governo, eccetera. No, non funziona così. Non funziona così. Evidentemente dovessi vedere le rivoluzioni che hanno fatto in Tunisia. Quello sì è un ottimo sistema per rovesciare il governo golpista, ma non con le denunce, sapendo che tutta la magistratura e i tribunali sono corrotti. E perciò sai molto bene che queste denunce non si fanno da nessuna parte. Così alimenti di più la rabbia del popolo. E quindi l'unica cosa da fare è scendere in piazza, andare a Roma, prendere Draghi e Mattarella e cacciarli a calci nel sedere. Punto. E allora questo secondo gatekeepers, che cosa fa? Continua a far perdere tempo. Nel frattempo è spunta un'altra idea. Il comitato ha fatto questo e quest'altro. A giorni riusciremo a far cadere il governo. E poi invece non fanno niente. Punto e basta. Benissimo. Adesso passiamo al terzo gatekeepers. Il terzo gatekeepers che possiede un'associazione. Non dico altro. L'associazione è più che sufficiente, perciò l'associazione che denuncia, lo sappiamo, anche la mafia dal 1989, lo sappiate già chi è, e quindi indovinate ragazzi, usate la fantasia, il nome non ve lo dico, ma tanto lo sapete già chi è. Ebbene, questo terzo gatekeepers, che cosa fa? Denuncia la mafia, pedofilia, appalti truccati, da circa 16 anni, che poi naturalmente non ha concluso nulla. E allora che cosa fa? Comincia a fondare un'associazione, dei gruppi, degli iscritti, che poi... Gli iscritti, che cosa succede? Ancora peggio. Perché questi iscritti vi possono farvi mettere l'uno contro l'altro. Bravissima Lori, bravissima. Bravissima, hai indovinato. Allora che cosa succede? Questo qui, sapendo che la gente vengono poco, perché essendo che questo non è una persona credibile, e si è visto, allora che fa? Non ci vanno alle sue manifestazioni, perché può anche essere una trappola per i manifestanti, in senso che, essendo che vanno poco, vanno gli agenti della Digos con le telecamere e macchine fotografiche a seguito. Vi possono individuarvi, identificarvi e magari venire nelle vostre case. Si possono inventare dei finti reati che voi avete commesso, mentre invece sapete benissimo che voi stavate lottando contro la mafia, contro la pedofilia, contro gli abusi. E che cosa succede? Loro si inventano delle scuse che voi state dalla parte del torto, avete commesso reati, avete commesso dei crimini, non avete rispettato le norme anti-fufid, le solite stronzate. Quindi, e che cosa succede? Vi beccate una denuncia e non sia mai Dio, se un giudice appartiene a una di quelle cricche, ma purtroppo tutti i giudici appartengono alle cricche, altrimenti il terzo gatekeepers non avrebbe commesso i sei fallimenti uno dietro l'altro. E quindi che cosa succede? Un po' per fanatismo,
un po' che forse ci avrà l'odio anche contro il popolo italiano, un po' a volte, un po' lui agisce anche per questioni personali, e quindi questo gatekeeper se l'ho seguito, ho capito che tipo è, e allora ho detto questo è un imbecille, perciò è uno da non seguirlo. E che cosa fa? Comincia anche a sticare odio, convince i suoi iscritti, quelli lì lobotomizzati, a farmi mettere contro di voi, accusando di aver sabotato i presidi, le piccole manifestazioni e compagnia bella. E che succede? Succede che questo mi fa mettere uno contro l'altro. E nel frattempo che cosa succede? Succede che noi siamo divisi in tre parti. In tre parti che purtroppo non riusciamo ad unire tutti i gruppi, perché ci sono questi tre personaggi che ci separano. E uno dei tre ci fa mettere l'uno contro l'altro. E che poi il terzo che vi ho menzionato io, quello dell'associazione, va ad attaccare le persone accusandoli di sabotaggio oppure non ammettere di non assumersi le sue responsabilità per i suoi fallimenti. Avete capito questo trucchetto come funziona? Io ci sono arrivato a questo. Spero che anche voi ci arriverete. Purtroppo gli iscritti del terzo gruppo che vi ho menzionato, purtroppo, ahimè, sono lobotomizzati. Non tutti, perché alcuni hanno capito il suo gioco e l'hanno cominciato a distaccarlo, e hanno fatto bene. Anche gli altri che non sono andati ai suoi presidi hanno fatto benissimo, altrimenti rischiavano di essere pure denunciati. E se chiappavano un magistrato che collabora con la mafia, con la camorra e con l'andrangheta e con la massoneria, ahimè, il povero manifestante faceva fine da dubbiere. E queste, allora, questi tre qua, non so l'uno che, ma penso che anche lui fa pagato dal sistema, però quello il primo, che anzi il secondo che vive, anzi il primo che vive lontano, anche se sei nell'altra parte dell'oceano, tanto se qualcuno ti devono venire a fare la tobiera, te la verranno a fare lo stesso, perciò. E nel frattempo noi rimaniamo fermi come dei fessi, a litigarci l'uno contro l'altro, a scannarci tra di noi, a non essere uniti. E il sistema, poffete, approfitta e vanno avanti. Invece sabato, come avete visto, tutte le manifestazioni svolte in tutta Italia non sono state organizzate né da comitati, né da circoli e nemmeno da associazioni. Infatti queste manifestazioni sono state organizzate tra il popolo che hanno detto basta a questa tirannia, basta a questa dittatura nazista, basta a questa dittatura mafiosa pedosatanista, basta a tutte le angherie che stiamo subendo dal 9 marzo del 2020. E allora che cosa è successo? Fra di loro hanno organizzato questa grande marea umana per dire no a questa dittatura e questa finzione del Fufid. Ebbene, io vi ho detto tutto, però ci voglio metterci
qualcosa di mio, un mio consiglio. Un mio consiglio, ragazzi. E ve lo dico con tutto il mio cuore. Il mio consiglio è che dovete cominciare a mandare a quel paese questi tre uomini. Naturalmente ci saranno pure altri, naturalmente. Per adesso vi ho menzionato questi primi tre. Ma vi assicuro che ce ne sono altri ancora gatekeepers che vi dicono: notizia, abbiamo fatto questo, Donaldino non è ancora messo KO, eccetera eccetera, Donaldino torna di nuovo a fare il presidentino, eccetera eccetera. Ragazzi, tutte stronzate, tutto per farvi perdere tempo e per farvi illudere che arriva un salvatore che salvi dall'America e che butta fuori questo governo pedonazista. E invece no, non dovete aspettare assolutamente l'arrivo di un salvatore, perché l'arrivo di un salvatore non esiste, ve lo dovete mettere in testa. I francesi che cosa hanno fatto? I francesi che cosa hanno fatto? Se la sono cavata da soli, senza chiedere aiuto a nessuno, senza chiedere aiuto agli altri, e compagnia bella. Si sono uniti fra di loro tra i non punturati e quelli punturati. Quelli punturati e non punturati francesi si sono messi insieme e tuttora stanno combattendo per mandare a calci nel sedere Macron. E loro non la smetteranno finché Macron non verrà cacciato via. E quindi un consiglio. Sì, Loredana, poi te lo spiego in privato. Allora, il sottoscritto Canneva Gianfranco, nato il 9 marzo del 1970 a Napoli, vi dice questo: dovete mandare a quel paese questi tre soggetti che hanno associazioni, circoli e comitati, perché non servono un cazzo, quindi vi fanno perdere solo del tempo, fanno per i loro interessi personali e di voi non se ne frega nulla. Quindi un consiglio è di unirvi tutti quanti voi cittadini normali e non aspettare l'arrivo di qualcuno che poi non verrà mai. Quindi sabato abbiamo dato la prima prova, ma dobbiamo darlo un'altra. Come Mila a mani contro Draghi, ebbene noi la prossima volta dobbiamo essere 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, dobbiamo essere di più, ragazzi, dobbiamo essere di più. E quindi vi faccio vedere l'elicottero. E quindi, ragazzi, l'unica soluzione per salvare questo paese è uscire dalle chat, uscire dai gruppi, da questi presunti comitati, da queste associazioni che vi fanno mettere l'uno contro l'altro, da questi circoli che usano solo per spillare soldi, perché quello si deve comprare il libro, che le è stata accattata la camera nuova, che le è stata accattata cose e quest'altro. E allora queste persone qui li dovete mandare a quel paese. Quindi un consiglio da amico e fraterno è: dobbiamo scendere in piazza, posare i cellulari e andare a manifestare per dire no a questa dittatura. Ok? È un consiglio d'amico, poi fate quello che volete voi. Stasera anche l'elicottero dei Carabi Mafia. Ce ne sono due. Avete capito che cosa dovete fare? Dovete allontanare questi tre soggetti e cominciare ad agire
con le vostre forze, ragazzi. Quindi unitevi, diventiamo un'unica colonna, un grande mare, un mare che travolgerà il male. E il male si chiama Draghi e Mattarella. Quindi basta con questi comitati, con queste associazioni, con questi circoli, che questi vi fanno perdere solo del tempo, punto e basta. Quindi sabato gli italiani da nord a sud hanno dimostrato, come ho visto Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, che fino adesso era una città dormiente e adesso all'improvviso i romani si sono svegliati, un po' anche nella mia strigliata che ho fatto io, perciò. E quindi posate, uscite dalle chat, posate i telefoni, uscite per strada, manifestate e gridiamo ad alta voce che noi la dittatura nazista non la vogliamo. Vogliamo solo che Draghi e Mattarella o se ne vanno via o se ne vanno in galera, punto e basta. Ma questo lo dobbiamo fare noi. Quindi non dobbiamo più credere a questi finti paladini della giustizia, e perciò vi chiedo tutti quanti voi di unirvi. L'abbiamo fatto sabato e lo faremo ancora. Mi raccomando, mandate via questi tre cialtroni e cominciate a prendere voi le vostre decisioni e le vostre scelte, e soprattutto cercate di unirvi tutti: Campania, Lazio, Molise, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Umbria, Lazio, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dobbiamo dire a questi criminali del Bilderberg e dirgli basta, il loro dominio è finita. Quindi è giunto il momento che loro se ne tornino da dove sono venuti. È giunto il momento che Draghi se ne vada a bordo del Britannia, come c'è stato nel 92. E glielo mandiamo con le belle tirate di orecchie. Infatti, Lella, io oggi me ne sono reso conto e ho visto quello che è successo in questi giorni. E questi ciarlatani ci hanno solamente diviso in tre parti, ma ce ne sono altre ancora, non ti preoccupare, che piano piano li menzionerò. Perciò vi dico solo una cosa. Ecco qua, vediamo un po' che dice. Hai ragione, quanti ciarlatani. Vedete, Ficero vuole aiutare il prossimo e faccio i nomi. Non, lo so, infatti. Anch'io li conosco, non ti preoccupare. Esatto. E il primo è stato lì, è il Pippalardo, quindi è stato il primo, perciò vi ho detto tutto. Perciò io dico, ragazzi, prima che io chiudo questa diretta, vi dico: mandate via questi ciarlatani, cominciate a combattere per la libertà, e soprattutto dobbiamo salvare questo paese. Oramai ci è rimasto poco tempo, ragazzi. L'Italia non deve fare assolutamente la stessa fine come ha fatto la Grecia, ok? Non dimenticate quello che ha fatto Draghi nel 2011, che ha fatto fallire la Grecia con dei soliti trucchetti, e lo sapete molto bene. E adesso ci sta riprovando con l'Italia, ma questa volta dobbiamo far fallire il piano dell'elite, e questo lo dobbiamo farlo io e tutti quanti voi, ok? Quindi diamoci da fare, cominciamo a crescere. La voce del popolo deve dire no alla dittatura, no alle punturine,
no al Marron Pass, no al controllo digitale e soprattutto no della Corporazione Italia in mano alle multinazionali. Le multinazionali se ne devono andare via, assolutamente, devono stare alla larga dal nostro paese. Punto e basta. Quindi mi raccomando, popolo, datevi da fare e cominciate subito ad organizzarvi nuove proteste e nuove manifestazioni. Dobbiamo andare tutti quanti a Roma, dobbiamo essere in 100.000, anzi di più, dobbiamo essere ancora di più davanti a Montecitorio per dire a Draghi e a Mattarella: o ve ne andate via o ve ne andate in galera, punto e basta. Per loro non c'hanno altra scelta, devono pagare per i loro crimini e devono scontare tutte le loro malefatte che in questi 30 anni hanno fatto. E ve lo dico con tutto il mio cuore, dobbiamo unirci le nostre menti e i nostri cuori, dobbiamo andare noi popolo, perché i veri sovrani siamo noi del popolo. Noi abbiamo cresciuto l'Italia e noi la dobbiamo difendere. Non dimenticate l'articolo 52 della Costituzione, il popolo ha il dovere di difendere questo paese in un eventuale attacco da parte di un nemico, e questo nemico si chiama mafia massonica. Vi ho detto tutto. Ok ragazzi, io questa diretta la pubblico anche su YouTube, e prima di chiudere penso che stasera non farò un'altra diretta, ma bensì seguirò la diretta di Mirella Garanello, la casalinga non disperata ma molto molto preparata. Al limite condividerò la sua diretta anche nel mio profilo Facebook, così la potete seguirla pure voi. E quindi questa sera Radio Forcella non ci sarà, ci sarà domani sera con la diretta doppia fra me e Mirella Garanello. Quindi questa sera Radio Forcella riposa, e quindi stasera vedete tutti quanti la diretta di Mirella Garanello, la nostra casalinga non disperata, ha promesso che ci aggiornerà delle cose molto interessanti. Ciao Lella, ciao a tutti quanti voi che mi avete visto la mia diretta. Ebbene ragazzi, io vi saluto, vi auguro una buona serata. Dopo vi posto anche su YouTube, vi posto anche il video di Radio Forcella in descrizione. La puntata andate in onda ieri sera su Facebook, ok? Ciao a tutti, vi auguro una buona serata e ci vediamo domani. Ciao ragazzi, un bacione forte, ciao.